A bordo di un tram d'epoca per scoprire i luoghi e le condizioni di vita dei torinesi durante la guerra. L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale, ha voluto raccontare in modo un po' diverso la storia dei bombardamenti su Torino attraverso i luoghi cittadini più colpiti. La visita, con partenza dal Museo Diffuso della Resistenza, si è svolta a bordo della vettura numero 3501, costruita nell'immediato dopoguerra riutilizzando i pezzi di una motrice irrimediabilmente danneggiata da un bombardamento nel 1943.